Si è conclusa la 3 giorni dedicata al Festival Internazionale della Zampogna e della Ciaramella al Centro Sociale Don Bosco di Ipolla. A chiudere la kermesse, giunta appunto alla 32esima edizione, la compagnia D'altro Canto. Ma durante la 3 giorni, come avrete visto anche dalle nostre immagini realizzate dalle telecamere, ci sono stati convegni incentrati sulla musica e sulle tradizioni popolari. Noi c'eravamo anche in occasione della serata conclusiva e abbiamo raccolto delle interessanti interviste. Penso che tra le tante manifestazioni fatte stasera veramente è stata qualcosa che mi rimarrà dentro veramente per molti anni. Ho visto dei musicisti straordinari, una serata veramente da incorniciare, appunto che mi rimarrà nel cuore veramente per tanto tempo. Ma sicuramente un bilancio positivo straordinario. Forse questa edizione, siamo alla 32esima edizione del Festival del Folklore della Ciaramella, nazionale e internazionale, è stato uno dei più significativo soprattutto per la grande partecipazione che c'è stata. Tre serate abbiamo visto tanti gruppi, quindi, che sono passati sul palco. Stasera c'è stato il raduno delle ciaramelle, delle zampogne, era previsto un certo numero, poi diciamo si è quadriplicato, quindi questo significa che c'è anche un amore verso uno strumento, la zampogna, che è uno strumento antico, povero, ma oggi è diventato forse un strumento ricco anche per, diciamo, di lavoro per i giovani, perché noi teniamo queste serate per valorizzare una tradizione popolare, un patrimonio del passato, e cioè far conoscere soprattutto ai giovani che questa ricchezza di questo patrimonio si viene veicolato, viene valorizzato, può essere anche un'opportunità di crescita economica e occupazione per i nostri giovani. Sono stati 3 giorni, 3 serate veramente intensi, un turbinio di emozioni. In effetti in 3 giorni abbiamo conosciuto, almeno penso di aver conosciuto, tante cose. Ho vissuto il mondo dei gruppi folcloristici. Il dottore Lillo diceva: bisogna che tutti i gruppi siano insieme, perché stando insieme si hanno in questo modo gli scambi culturali. In effetti abbiamo potuto conoscere altri costumi, altri strumenti, altri balli, altri canti. E per quanto riguarda invece oggi gli zampognari, loro come se fossero un mondo a parte. In che senso? Ognuno di loro, sono venuti in tanti, come ha detto il sindaco, per loro non era importante un nome, comparire su un manifesto, via dicendo, arrivavano uno dopo l'altro: vogliamo suonare anche solo un brano. Per loro partecipare, avere un attestato di essere qui presenti, e se vi dico che adesso che stiamo smontando, alcuni stanno prendendo le locandine e se le arrotolano per portarle per ricordo, quindi significa che questo per loro è molto importante. Si conoscono tutti, in queste occasioni si ritrovano. Per chi c'è stato, fuori ballavano, suonavano, cantavano, bevevano, e quindi hanno avuto modo di incontrarsi e stare insieme.